Buongiorno e buon ritrovati a tutti coloro che ci seguono. Siamo giunti al decimo appuntamento con Distopia, cattivo luogo per grandi incontri, in collaborazione con l'Università del Salento e l'associazione Pro Loco Fernando Verdesca da Copertino. Ricordiamo che questo progetto culturale è nato nel contesto del lockdown dovuto alla nota emergenza sanitaria, con il fine di continuare a dare impulso alle attività culturali secondo l'hashtag La cultura non si ferma ed io resto a casa. Da oggi i dialoghi distopici avranno un taglio e un tempo diverso, prescindendo dal contesto iniziale dovuto al Covid-19. Diamo dunque il benvenuto all'ospite di questo dialogo, lo scrittore Luca Ricci, e grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Ho letto il tuo articolo dal titolo Lo scrittore resta a casa, ma la scrittura resta libera. Una bella provocazione e soprattutto un bel messaggio di impatto. Sì, in realtà dicevo semplicemente che non avrei mai scritto niente sul virus. All'inizio proprio della pandemia mi avevano fatto questa domanda e poi invece alla fine, smentendo me stesso, questa pandemia mi ha fatto invece questa quarantena, questa prigionia, questi lavori forzati in casa, mi hanno fatto cambiare idea e ho scritto questo racconto che è uscito per la Nave di Teseo da poco, disponibile solo in ebook. E sì, perché alla fine la letteratura si può fare anche con il presente. Nel senso che la letteratura serve e ha uno scopo come esercizio di nostalgia, cioè e si definisce e lavora al meglio quando c'è una non coincidenza tra il fatto che si racconta e ciò che si vive. Però è anche vero che è una potente forma di esorcismo, per cui noi ci mettiamo a scrivere quando siamo spaventati, quando ci sentiamo aggrediti, quando abbiamo paura di qualcosa. Per cui questo secondo elemento della scrittura è stato preponderante e quindi effettivamente ho scritto qualcosa del nostro presente, non tanto del virus, perché poi il virus non è affrontato direttamente, non l'affronto di petto, però sulle conseguenze e il contesto è quello. Io uscivo di casa in questa Roma spettrale e appunto ero, come dire, riempito, sommerso, sepolto di impressioni, e poi tornavo a casa e sentivo proprio la necessità e il bisogno di non far passare del tempo, di non lasciare che queste impressioni e queste sensazioni si sedimentassero, ma di scriverle immediatamente. Beh, infatti il tuo racconto, Il nero abisso esistente tra noi, edito La nave di Teseo, collana Squali, se non erro, è Esatto. un racconto dell'urbe di Roma, descritta appunto durante la pandemia, sguardi che si incrociano, profili psicologici che emergono anche dall'utilizzo a volte blando, a volte corretto della mascherina. Tu quasi delinei anche dei profili psicologici a seconda di quale mascherina una persona sceglie di utilizzare. È un racconto che in qualche modo segna una traccia, il passaggio di purtroppo di questa emergenza sanitaria che ci siamo trovati a vivere. Sì, credo che la mascherina è già di fatto l'argomento e l'ossessione, cioè è un oggetto che nessuno di noi, la maggior parte di noi, aveva mai preso in considerazione, gli era mai passato per la testa di solo accennarlo, non dico metterlo, proprio pensarlo, l'idea di quell'oggetto. E adesso invece diventa qualcosa che chiaramente è dentro il discorso sociale, pubblico, e tutto quello che ruota attorno alla mascherina suscita dibattito, che siano cose altissime, come appunto proteggere gli altri da se stessi, o bassissime, che siano appunto, non lo so, case di moda o grif che vogliono renderlo un prodotto trendy, renderlo un prodotto di moda. Beh, a questo punto, il virus ci ha portato a fare, a rendere concreto un qualcosa che probabilmente noi abbiamo sempre fatto, nella sostanza. Siamo talmente tanto portati ad uscire di casa e ad indossare una maschera, lo facciamo sempre, e adesso il paradosso è che la maschera la dobbiamo indossare ed è una maschera fisica che quasi però non ci permette realmente di riconoscerci perché il tempo ci trasforma e ci cambia, anche esteriormente.
Quindi anche questo è un bel paradosso, se bisogna pensarlo positivamente, ecco. Sì, diciamo che adesso rispetto a prima portiamo due maschere. La seconda è la mascherina, però è ovviamente un tema quello dell'essere, dell'apparire, che è dell'uomo, ancora prima della letteratura, perché poi la letteratura non scopre mai niente. La letteratura parla delle ossessioni dell'uomo e nella fattispecie, delle ossessioni irrisolvibili. Cioè, se ha un falso problema, ha una soluzione, e se ha una soluzione non interessa la letteratura. Per cui è chiaro che la letteratura si è parlato anche e volentieri di maschere, oltre ad altri argomenti che piacciono molto anche a me, tipo l'amore. Questo però ci porta non solo nel Nero Abisso, ma anche nella quadrilogia delle stagioni. E infatti sarebbe stata proprio la mia seconda domanda, perché cioè, nonostante il periodo buio che abbiamo vissuto, insomma 2 mesi reali di blocco totale, tu hai pubblicato nei primi mesi del 2020 due libri. Il primo, questo racconto di 20 pagine che abbiamo appena citato, Il Nero Abisso esistente tra noi, e il secondo tassello della tua quadrilogia, Gli Estivi, sempre edito La Nave di Teseo. Mi pare di comprendere che al di là dell'amore e di ciò che ne ruota attorno, il filo rosso di questa quadrilogia è il sentimento vissuto in maniera anche controversa e al contempo libera da protagonisti che hanno un'età compresa tra i 40 e i 50 anni. Possiamo anche dire un nuovo trattato dell'età, però in forma romanzata. Sì, è diciamo, da un punto di vista proprio del tempo, è sostanzialmente la mia generazione, cioè quelli che sono nati nei 70, negli anni 70 del secolo scorso, e che adesso iniziano ad avere un'età per cui lasciano il segno, cioè stanno lasciando la loro impronta nel bene o nel male, no? I nodi sono arrivati al pettine, è finita la stagione degli studi, è finita la stagione della, come dire, scoprire ciò che si è passato da un pezzo la linea d'ombra, e quindi i migliori e i peggiori di noi stanno lasciando le proprie tracce. Viene fuori dopo i 40 anni un sentimento del tempo diverso, la consapevolezza del tempo, per cui credo proprio di essere arrivato a voler, ad aver bisogno di scrivere questo, perché nella mia vita avevo toccato appunto quella fase in cui, come siamo definiti, adulti, e quindi siamo circondati. Da una parte ci sono, nei casi più fortunati, i genitori che diventano a loro volta dei figli, hanno bisogno, non sono magari più autosufficienti, hanno bisogno di più attenzione, di essere accuditi. Dall'altra ci sono delle persone, figli o meno, che hanno invece bisogno di noi, delle nostre attenzioni, dei nostri sguardi, dei nostri consigli, dei nostri suggerimenti. Non parlo solo dei figli biologici, ma parlo di una serie, almeno un paio di generazioni più giovani di noi, che si aspettano da noi delle indicazioni. Per cui ci sentiamo accerchiati, un po' con quello che dicevo prima per il virus, per cui la voglia di scrivere di queste cose, quando ti senti in difficoltà, diventa impellente. Sì, c'è il sentimento del tempo, e probabilmente hai ragione, cioè uno sguardo anche particolare, generazionale, che poi vuole raccontare, vuole sfondare non solo narrazioni che io definirei generazionali, proprio perché questi quarantenni, cinquantenni hanno a che fare con gente più vecchia, e quando dico vecchia dico anche vecchia di secoli. Negli Autunnali, ad esempio, che era il primo capitolo, il protagonista si innamora non di una ragazzina, ma di un fantasma vecchio di un secolo, cioè più vecchio di lui di un secolo. E quindi c'è questo tipo di sfondamento, che sicuramente è anche un tentativo di sfondare la parete del tempo e i confini, diciamo, generazionali. E proprio su questa figura che ritorna sempre sotto mentite spoglie, lo abbiamo appena detto, negli Autunnali era un fantasma vecchio di un paio di secoli, adesso invece negli Estivi abbiamo una ragazza un po' più giovane. E però nelle varie recensioni che ho avuto modo di vedere, questa figura femminile, che sia il fantasma, che sia la ragazza più giovane, viene descritta comunque come è una Lolita che cambia appunto sia aspetto e sia forma.
Quanto può essere importante il ritorno di questa figura letteraria, di questa Lolita, nei tuoi romanzi? Ce la possiamo aspettare anche negli altri due tasselli mancanti? No, in realtà però non credo in Lolita, nel senso la figura di Lolita non mi interessa. Negli autunnali appunto si parla di una vecchiaia, un'antichità che addirittura appunto supera il secolo. Per cui Jeanne Buterne di certo non può essere definita così, anche se poi era giovanissima quando sposò Modigliani, cioè quanto tentò di sposare Modigliani, perché poi Modigliani non la sposò mai, però fu l'ultima compagna di Modigliani. Negli estivi, soprattutto dove questa categoria potrebbe essere più pertinente, Teresa, la ragazzina di cui si infatua, si incapriccia, Leon Arrante, comunque cresce nel tempo, cioè non è bloccata in, come dire, una fotografia iconica che la rappresenta solo come una minorenne. È vero che probabilmente il loro primo incontro, poi sono romanzi sul tempo, ma hanno delle connotazioni temporali vaghe, questo c'è da dirlo, per cui non c'è mai una scansione ossessiva delle mode, dei vestiti, come cambiano in quel senso, no, le cose. Quasi appunto a intendere una dimensione temporale diversa, più profonda, meno superficiale. E appunto gli estivi è costruito su questo arco temporale ampio, si parla di 15 estate, per cui Teresa è vista nella prima estate come una presunta, un aspirante, una piccola Lolita, ma cambia subito nel corso dell'estate molto velocemente e diventa una donna che quindi ha desideri, ascensioni, pulsioni molto diverse da quelle di una Lolita. Quindi diciamo che secondo me è una categoria abbastanza che mi lascia indifferente e che è distante sia dagli autunnali che dagli estivi. E invece per quanto riguarda le altre stagioni, c'è già qualcosa su cui stai lavorando? Te vuoi lo scoop? Io voglio lo scoop, ma ai lettori poi interessa sapere cosa verrà dopo, perché i libri si consumano, si leggono e si consumano. Allora, dunque, no, sperando che si leggano e non si consumino, ho finito gli invernali e quindi verosimilmente, anche se sto già scrivendo i primaverili, per cui mi sto muovendo, sono abbastanza dentro il progetto, è immersivo e ci sono dentro, è profondo e ci sono dentro fino al collo, però è finito, diciamo, dei due, ho una stesura definitiva degli invernali. Per cui probabilmente il prossimo titolo di questa quadrilogia sarà proprio La stagione dell'inverno, il protagonista. Che è quella che secondo me preferirò di più, perché è la categoria stagionale che più preferisco tra le altre. Quello conta molto perché i lettori reagiscono anche in maniera giustamente, come dire, appassionata e viscerale rispetto alla propria stagione di riferimento. Per cui c'ho tanti riscontri in questo senso, che gli autunnali, cioè quelli a cui è piaciuto l'autunno, preferiscono il libro sull'autunno. Quelli a cui piace l'estate aspettavano l'estate, me lo scrivevano e adorano la storia degli estivi. Ma appunto questa è una forma di, come dire, scrittura a quattro mani che è giusta tra autore e lettore. L'autore scrive la sua cosa e il lettore poi ovviamente completa, finisce per conto suo quello che ha iniziato l'autore. Ti faccio una domanda che in realtà io non dovrei permettermi mai di fare a nessuno scrittore, però voglio azzardare e quindi la faccio. Quando tu scrivi i tuoi romanzi e anche adesso che stai continuando questa quadrilogia, hai in mente un target di lettori di riferimento o scrivi pensando a tutti, al ragazzino, all'adolescente, all'adulto, all'anziano e al meno anziano? Guarda, no, il target assolutamente non è una parola che mi fa orrore. E scrivo pensando a un lettore solo, a uno solo, che è il lettore che la narratologia predispone per ricordare allo scrittore che non sta scrivendo per se stesso, ma sta scrivendo anche per qualcun altro, forse soprattutto per qualcun altro. Cioè il narratore ideale viene definito così in narratologia.
Ecco, questo è l'unico lettore che mi interessa soddisfare. Un lettore che mi ricorda costantemente che io sono un mittente, ma che c'è anche un destinatario, e che i libri sono discorsi, per quanto personali, per quanto originali, per quanto sperimentali, anzi devono essere originali, sperimentali e personali, che però aprono agli altri, a un'alterità, e è un tentativo quindi di comunicazione, è un atto umana, è un atto umano di disponibilità, di profonda disponibilità. Sono molto affezionata agli aggettivi e non so se quella che ti faccio può essere per te una domanda più o meno interessante. E pensando alle quattro stagioni, quindi ai quattro libri, di cui due già editi, l'altro in fase di definizione e il quarto è da venire ancora, immagino. Se dovessi scegliere un aggettivo per gli autunnali, un aggettivo per gli estivi e un aggettivo per gli invernali che non siano freddo, caldo e tiepido. Beh, cioè, mi chiedi una domanda strana, perché in realtà già i titoli sono aggettivi che sono diventati sostantivi, no? Per cui diciamo che la risposta è implicita già in parte nei titoli. Mi piace, siccome sono molto diversi in realtà tra loro, siccome non hanno, diciamo, non vivono della serialità tradizionale a cui siamo abituati, cioè una storia sola che poi varia, di cui ci sono delle puntate, no? Appunto delle stagioni. Ecco, no, cioè la quadrilogia sono invece quattro storie autosufficienti che però si richiamano fortemente l'una con l'altra. Per cui è quasi qualcosa che richiama di più quello che io ho sempre fatto più volentieri, cioè scrivere racconti e fare libri di racconti, che non invece l'idea del super romanzo, dell'iperromanzo, no? Che richiama il feuilleton, e che appunto a sua volta, essendo il feuilleton una serie ante litteram, richiama appunto il concetto ampio di variazione romanzesca infinita, che è quello a cui mirerebbero le serie TV, no? La serie TV che di successo, l'obiettivo, la mission dello sceneggiatore, cioè dello scrittore che poi la scrive, è che non finisca mai, no? Non far mai stancare dei propri personaggi, della situazione, in questo caso i telespettatori. E questo, tutte queste cose sono interessanti, però appunto non mi viene di aggettivare degli aggettivi che sono stati resi sostantivi, ma sono lì, insomma, è abbastanza tautologico. Va bene, ti faccio un'ultima domanda. Solitamente chiedo dei consigli di lettura. Questa volta lo faccio tramite un gioco di ipotesi. Sì. Se dovessero, a proposito di lockdown, isolarti in una stanza e avessi la possibilità di portare con te solo tre libri, quali porteresti? Ok, che poi è l'isola deserta ai tempi del Covid, se vuoi, no? Cosa porteresti sull'isola deserta? Però aspetta, io avevo pensato una cosa prima di iniziare questa intervista, una cosa interessante che ti voglio fare io una domanda, poi ti rispondo ai tre libri velocemente. No, perché allora si diceva degli scrittori nati nei 70, no? E l'altro giorno parlavo con un mio amico dicendo, praticamente avevamo dei riferimenti letterari così, però abbiamo fatto questa riflessione: alla fine appunto quelli che oggi hanno 40 anni è la prima generazione e quindi possono lasciare, stanno lasciando delle tracce significative di sé, stanno iniziando, sono la prima generazione che ha avuto come riferimento non i libri ma le immagini, cioè noi effettivamente, e poi tutti gli altri che ci hanno seguito, quindi anche te, anche voi, cioè abbiamo visto prima i cartoni animati, prima di leggere qualunque libro. La nostra formazione non è letteraria, ok? È audiovisiva, cioè a noi ci ha formato di più è lo Spank che non i Fratelli Karamazov, perché per quanto uno possa essere stato un lettore precoce, cioè io certi libri sì, me li sono letti, ma tra i 15 e i 18 anni. Cioè non posso dire che Moravia mi ha formato il mio immaginario. Il mio immaginario è stato formato da Ghostbuster, da Ufficiale Gentiluomo. Questo è un fatto,
È un fatto, ma non per forza grave. Probabilmente, appunto, la domanda che ti faccio è: come vedi questa cosa e come influenzerà le nuove scritture e i nuovi scrittori? In pratica mi stai chiedendo quanto ancora l'immagine continuerà ad influenzare il mondo della letteratura, se ho ben capito. Sì, nel senso, cioè, è un fatto ineludibile, no? Noi prima che lettori, prima di qualunque altra cosa, quando ancora non sapevamo leggere né scrivere, ci lasciavano per ore davanti alla televisione. Quello non da un punto di vista culturale necessariamente, ma proprio da un punto di vista dell'immaginario, cioè di cosa noi adesso, dovendo immaginare qualcosa, quali matrici abbiamo dentro la nostra testa. Sono delle matrici non letterarie, cioè il nostro immaginario non è stato formato dai libri. È stato formato da immagini che noi abbiamo visto durante Esatto, ma l'infanzia. Sì. Se io dovessi provare a risponderti, ti direi che da come ragiono io, nessuna delle due cose andrebbe esclusa. Perché da una parte penso che, come già sta succedendo, andare a trasformare dei libri in graphic novel possa aiutare altre sensibilità ad avvicinarsi a generi letterari che magari prima non avrebbero preso in considerazione. Ma al contempo è importantissimo continuare a leggere per stimolare la nostra immaginazione, che dal mio punto di vista ovviamente ha delle basi, che possono essere i cartoni animati o appunto serie viste alla televisione, ma che continua ad evolversi perché è il mittente, lo scrittore, a fornirci degli input. Se io penso a quando ero piccola, le prime cose che ho visto animate, e oltre dello Spank, ma parlo sicuramente di Dragon Ball, perché magari quindi mi sarà più facile immaginare dei scenari magari di combattimento o campi aperti, o ad esempio guardavo moltissimo cartoni animati manga, me ne ricordo uno, Ranma. Quel cartone animato, per quanto psicologicamente controverso da alcuni punti di vista, ha anche formato i miei interessi, senza che io me ne rendessi conto, ovviamente. Esatto. Facendo, notavo una mia inclinazione verso il mondo orientale, in particolare Cina e Giappone, quindi necessariamente ciò che abbiamo guardato influenza i nostri gusti attuali. C'è un motivo, c'è un perché a tutto. Senti, tra l'altro è interessante perché, vedi, anche nello stesso comparto, diciamo, audiovisivo, di cartoni animati, eccetera, da generazione a generazione cambiano i riferimenti, perché mi hai citato delle cose che io non avevo visto, ad esempio. Ma molto interessante. Rispetto ai tre libri, andiamo a concludere, ci siamo dilungati, ti do le mie tre raccolte di racconti del cuore, che mi hanno proprio, come dire, quelle sì, veramente, se non formato, però fatto capire che avrei voluto fare questo nella vita, cioè scrivere. Quindi Guy de Maupassant, I racconti neri, Carver, di cosa parliamo quando parliamo d'amore, da Raymond Carver, e Dino Buzzati, 60 racconti. Va bene, io ti ringrazio molto per il tempo a disposizione e ti mando un abbraccio virtuale, se me lo consenti. Certo, va bene, un abbraccio. Un abbraccio, ciao.